Buongiorno ragazzi, sono già vestita, sono uscita in farmacia e devo sistemare un attimino doccia, letto, un po' un casino, ma sono uscita in fretta e furia. Comunque ho preso in farmacia anche una crema che mi ha consigliato la dermatologa per tutti questi brufoletti. Comunque sotto il mento la situazione è molto molto migliorata rispetto a com'era un paio di mesi fa, devo dire. Però non vedo l'ora di iniziare appunto questo trattamento. Gatto Denver, cosa c'è? Sempre protagonista! Sempre protagonista deve essere questo gattino tutto bianco! Ieri sei andato dalla veterinaria, sei stato bravissimo, sei stato super coraggioso, Gatto Denver. Sì, amore mio, sì. Sì, poi quando gli trema la coda vuol dire che è emozionato. Sei emozionato, amore! Lo so, cucciolotto mio, sei bellissimo, tutto bianco lui, un po' arancione. Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Qualcuno si è abituato un po' troppo alle pappette morbide. Però ho notato, ho visto che ieri comunque, allora, se lui praticamente viene, grida e aspetta che io gli dia la pappa morbida, poi io gliela do e lui quindi non mangia più le crocchette, però ho provato a dargli qualche crocchetta di quelle tipo speciali per pulire i denti, eccetera, e le mangia. Quindi è tutta un po' una scena perché preferisce la pappa morbida rispetto alle crocchette, quindi aspetta che io gli dia quelle, ma comunque mangia anche le crocchette. Quindi siamo abbastanza tranquilli, non so se gli fa un po' male oppure no. Poveri dentini, gengive. Mi avete chiesto come hai fatto a capire che ha problemi alle gengive, perché sono tutte gonfie e molto molto rosse e quando gli lavo i denti sanguinano sempre. Anche se sto attenta, faccio piano, un pochino di sangue c'è sempre e la veterinaria ha detto: "Cosa c'è?" Sì, oh, è arrivata anche la signorina Gattastellina. Buongiorno, signorina Gattastellina, buongiorno. Lei è proprio bellissima, lo sa? Lei è bellissima, lo sa? Guarda quanto t'ho spazzolato. Quando la spazzolo si sente tutta più leggera e tutta più, non lo so, è tutta più contenta. Sei bellissima. Ma perché state tutti qua? Allora, Denver, non andare sulla finestra tu, che non ti rendi conto che precipiti tu. Via, via, fuori di qua. Fuori che devo chiudere la finestra, dai, che sei pericoloso tu. Già sei saltato dalla finestra ad Amsterdam, però per fortuna eravamo al primo piano. Fuori, fuori, mio patatone. Di là, via, via, su, gioventù. Comunque, oggi mi è arrivato anche un pacchetto da Hello Body, ragazzi. Poi lo apriremo e basta. Questo è quanto. Adesso devo rifare il letto, sistemare un attimino la stanza che è un po' un casino. E poi faremo colazioncina con il mio tiramisù alle fragole. Devo assolutamente ripetervi almeno 50 volte in questo video che l'ho fatto io, quindi preparatevi. Ok, abbiamo rifatto il letto, sistemato un pochino perché veramente non si può vedere la stanza con il letto sfatto, quindi yes. Ho acceso il robottino. Come al solito ogni mattina. Cosa c'è? La smetti di gridare? La smetti di gridare, piccolo gattino tutto bianco? Perché urli sempre? Mamma mia, amore mio, ma quanto sei chiacchierone, ma quanto sei chiacchierone, ma quanto sei chiacchierone tu. Ma sì, amore mio, sì, non ti porto più dalla veterinaria, ok? Basta, basta! Che non mi piace andare dalla veterinaria, non mi piace! No, mi fa le punture! E non mi piacciono le punture! Preferisco le coccole, i baci e la papa! Ragazzi, direi di prendere il nostro tiramisù meraviglioso alle fragole. Vorrei tanto potervelo fare assaggiare. Se riesco a chiudere il frigo. Ta-ta-ra! Ta-ta-ra! Penso che dopo una notte in frigorifero sia un pochino più denso. Adesso proviamo. Altra cosina di Blonde Amsterdam, questo brand che mi piace un sacco, mi chiedete sempre, anche questo. È appunto stessa linea dell'unicorno.
Meraviglioso questo piattino a forma di stellina. C'è scritto anche kiss poi. Eccolo qui, e decisamente tiene la forma molto meglio rispetto a ieri, che non ho aspettato 4 ore ma ero troppo impaziente. Oh, gatto Denver finalmente si è calmato. Shh, non diciamolo troppo presto. Audrey lo annusa perché ogni volta che torna dal veterinario e ha un odore particolare. Audrey praticamente lo odia e gli soffia come se non ci fosse un domani. Ma adesso forse si sta calmando la situazione. Forse no. Forse, ok, forse sì, dai. Forse sì. Gatta Stellina! È mia gatta Stellina. Non soffiare gatto Denver, poverino, che già è tutto stressato che era dalla veterinaria. Ancora che te la prendi con lui, poverino. Eccomi qua, scusate, i miei capelli sono un disastro, devo piastrarli un pochino. Però ho usato uno shampoo volumizzante e devo dire che funziona, ragazzi, perché io di solito non ho mai questo volume. Un po' saranno anche le extension che stanno tipo solo qua sotto e c'è la plastichina attaccata all'attaccatura dei capelli praticamente che un po' si vede, quindi forse anche quello volume però non desiderato. Non vedo l'ora di poter tornare dal parrucchiere, ragazze. Penso che però questa sia una frase molto comune in questo periodo: non vedo l'ora di poter tornare dal parrucchiere, oppure non vedo l'ora di poter tornare dall'estetista. Io soltanto per il parrucchiere, ragazzi, non vedo l'ora, anche se vi devo dire che schiarire i capelli col limone funziona, ci vuole costanza e l'ho fatto solo 2 volte, però vedo già la differenza, quindi più che altro la vedo qui in questo ciuffo, vedete che comunque si è schiarito tanto. Quindi domani voglio assolutamente rifarlo. Buon appetit con il nostro tiramisù alle fragole. Ragazzi, chi l'ha fatto questo tiramisù alle fragole? L'ho fatto io. Allora, assaggiamolo, che secondo me dopo tutta una notte in frigo è più buono. Fresco, leggero. Pazzesco. Anche i savoiardi mi piacciono un sacco, sono molto più buoni i savoiardi inzuppati nel succo d'arancia, nel frullato di fragole, piuttosto che nel caffè. Dovete assolutamente provare questa ricetta. Non so se la ricetta che ho provato io è la stessa del classico tiramisù alle fragole, oppure Benedetta ha fatto una variazione, una variante, non lo so, ma così buonissimo, buonissimo. Non faccio mai colazioni così toste. Ma ragazzi, oggi andava fatto. Tra l'altro oggi alle 17:30 vedrete il video in cui ho preparato il tiramisù, il non cucinare con Nicole. Spero davvero che vi piacerà, lo spero tanto, perché quando avete tante aspettative per un video poi ho sempre paura di deludervi. Quindi spero davvero che sia venuto carino, che vi piaccia. Anche se, come non cucinare con Nicole, non è una tipologia di video che fa tantissime views, però, tantissime visualizzazioni. Però c'è un pubblico molto affezionato a quella tipologia di video. Se siete anche voi tra questo pubblico molto affezionato, commentate. E quindi non posso esimermi dal filmarne di nuovi, quindi assolutamente scrivetemi già che cosa volete per il prossimo video. Ragazzi, sto mangiando velocissima. Una cosa, quando mi sveglio ho sempre una sete terribile e quindi inizio la giornata praticamente bevo tipo mezzo litro, se non tre quarti di litro d'acqua, forse sono esagerata. Ma la mattina ho sempre tantissima sete, scusatemi i rumori vari, ma ho spalancato le finestre e c'è il robottino, quindi c'è un po' di casino, perdonatemi, ma ogni mattina c'è questo rumore, abituatevi ragazzi, cioè quando filmo i vlog voi vivete con me, quindi questi sono i rumori della nostra casa, ok? Nostra. E anche oggi vogliamo dire c'è un sole meraviglioso. Comunque volevo farvi sapere che, cos'era, ieri o l'altro ieri? No, l'altro ieri, e è piovuto per circa 10 minuti, forse 5, e ho pensato, oh, finalmente, ha fatto anche freddo, cioè, è un po' strano dire, finalmente fa freddo e piove, no, ma nel senso, sono a casa da non so più io quanto, da un mese e mezzo senza uscire, poteva esserci un po' di pioggia, così dici, oh, fa freddo, sto a casa, guardo la pioggia, invece no,
sole, caldo ogni giorno come non si era mai visto un marzo e un aprile così soleggiati. Ci fosse stata una giornata vera di pioggia e freddo in tutto questo periodo di quarantena, una, ma una. Quindi l'altro giorno ho detto: oh, finalmente tutti i nuvoloni neri, pioveva, la gente vedevo che correva sotto la pioggia per non beccarsi l'acquazzone. Ok, sono andata di là, tempo 5 minuti, torno, ragazzi, non c'era più una nuvola, non pioveva, sole, caldo, cioè io non lo so veramente. La natura ci sta prendendo in giro, ragazzi, cioè non può essere altrimenti. Cioè madre natura è felice, è felice che noi non ci siamo più in giro, stiamo chiusi nelle nostre case, altrimenti non si spiega. Comunque voglio ringraziarvi, ma Audrey, niente, gli soffio ancora. Voglio ringraziarvi per tutti, per tutte le esperienze riguardo ai sogni che mi avete scritto. Mi sto informando su come fare i sogni lucidi mentre appunto, cioè che mentre dormi ti rendi conto che stai dormendo, puoi comandare il sogno. Tantissimi di voi mi hanno raccontato le loro esperienze, alcuni ci riescono da sempre, per altri è un pochino più difficile, chissà da cosa dipende questa cosa, interessante. Però stavo pensando, un paio di voi mi hanno detto che loro fanno così: prima di andare a letto pensano intensamente ad una scena. Per esempio mi è rimasto impresso il consiglio di una ragazza, che fosse una ragazza, mi ha detto: guarda, prova ad immaginare, non lo so, uno scenario assurdo, tipo che esci dalla tua stanza da letto e ti ritrovi in una spiaggia, ok? Lei ha detto che immaginando questo scenario assurdo più e più volte prima di andare a dormire, quando si addormenta riesce a sognare esattamente quello che, cioè quello a cui lei stava pensando prima di addormentarsi. Quindi mi ha proposto di fare la stessa cosa e ieri ci ho provato ma non ci sono riuscita. Ma secondo me è più una cosa di allenamento, cioè devi provarci e riprovarci. Però il fatto che addirittura molti di voi abbiano proprio una tecnica su come fare mi ha sconcertato, mi ha stupito troppo questa cosa. Non pensavo fosse un argomento così comune, così diffuso, boh, non lo so. E poi tantissimi mi avete scritto dei vostri sogni premonitori, ragazzi, mi venivano i brividi, mi sono messa a leggere quelle storie ieri, tra, vabbè, mentre montavo il video, ogni tanto facevo una pausa e mi leggevo di notte, ragazzi, anche se si tratta solo di sogni premonitori, ma mi avete scritto comunque, by the way, finito tutto, mi avete scritto delle cose, ragazzi, che fanno veramente venire i brividi, i brividi. Cioè, oddio, il robot si sta impigliando nella tenda, aspettate un attimo. Ok, risolto. E che cosa vi stavo dicendo? Sì, che veramente alcune storie che mi avete raccontato fanno venire i brividi, ma soprattutto perché penso che non, cioè, non esistano coincidenze nella vita. Poi a volte cioè coincidono troppo le coincidenze per essere delle semplici normali coincidenze. Non so se avete capito quello che intendo dire, ma alcune cose non possono essere delle coincidenze. Cioè sogni qualcosa che poi ti accade davvero, magari anche con i particolari come mi avete raccontato, è pazzesco, davvero pazzesco. Se avete esperienze di sogni premonitori, cose del genere, scrivetemeli anche sotto questo video perché mi interessa troppo. Poi mi passo le ore a leggerli, anche perché, ragazzi, lo sapete, sono solo a casa, quindi per me è veramente trovare qualcosina da fare nei momenti in cui magari sono un po' più giù e significa tanto, insomma, è importante, ecco. Quindi sono, vi ringrazio, ecco, perché ancora devo andarmeli a leggere, perché ho visto che mi state lasciando altri commenti anche sotto al vlog e devo assolutamente, è troppo interessante, non lo so, mi interessa troppo. E quindi vi ringrazio perché state condividendo con me le esperienze, fatelo anche sotto questo video perché sono troppo intrippata con queste cose. Ok, adesso andiamo a sistemare un attimino i capelli e il trucco. Ok, sistemo un secondo i capelli, vi ho posizionati come sempre sul mio mobiletto qua, degli smalti. Ok, io trovo sempre i posti più assurdi dove appoggiarvi. Spero davvero, ragazzi, che non siano troppo noiosi questi video, ma questo periodo di quarantena è, purtroppo è così. Cerco comunque di tenervi compagnia e voi tenete compagnia a me. Perché voi aiutate me, ricordatevelo, non sono solo io che magari
vi faccio passare un po' di tempo con i miei video, ma siete anche voi che mi aiutate veramente tanto, perché se non vi avessi non so onestamente che cosa avrei fatto in questo periodo, perché avere un lavoro che mi tiene impegnata così tanto e avere la possibilità di scrivere e di sentire tantissime persone che mi vogliono bene è veramente, veramente importantissimo in questo momento. Se non ci foste, non lo so che come sarei messa in questo momento, se vi devo dire onestamente. Che poi, sapete che cosa pensavo? Questi pensieri random, no? Stavo pensando a questo periodo, più o meno l'anno scorso, e stavo pensando in particolare a come voi mi conosciate talmente bene da riuscire a darmi consigli che io dovrei seguire pur non avendomi mai vista dal vivo, della serie, boh, è ovvio, mi conoscete da 10 anni, quindi sapete probabilmente anche quali sono i miei errori, non lo so, com'è il mio carattere, e quindi mi conoscevo. Mio Dio, sto perdendo un sacco di capelli. Ok, penso di diventare calva io a volte con quanti capelli perdo, ragazzi, non avete idea. Cioè, non so se riuscite a vedere, ma vabbè che adesso sono più lunghi, quindi quando sono più lunghi sembrano tantissimi in più, però ragazzi, oh mio Dio. E vi dicevo, stavo pensando proprio a questo periodo l'anno scorso, forse all'estate diciamo, e quando vi ho detto che volevo vendere casa mia, mi ricordo quanti di voi mi hanno detto: Nicole, no, Nicole, attenta, Nicole, è troppo presto, non farlo, pensaci bene, pensaci meglio. Che poi era un po' quello che mi dicevano anche i miei amici. E significa che chi mi conosce sa quali consigli dare. E effettivamente avevate ragione. Su tutto avevate proprio ragione. E io molte volte invece mi lancio, non ci penso tanto bene. E poi per fortuna, ragazzi, ma per fortuna che non l'ho fatto davvero. Quindi devo veramente imparare ad ascoltare di più chi mi vuole bene, perché i consigli che mi dà a volte mi fanno quasi arrabbiare, i consigli che mi danno le persone che mi vogliono bene, perché magari non sono quelli che io vorrei sentirmi dire. Se siete molto se siete come me e non ascoltate tanto i consigli degli altri, perché dovete sbatterci la testa voi. Ok, scusate, vedevo un'ombra, ma è una macchia sul display. Ormai vedo paranormale ovunque. Nicole, calmati, Nicole. Ok, date una regolata. Allora, Beauty Blender, ho messo il The Professional di Benefit. Cosa ve lo dico a fare? Tanto ormai lo sapete, i prodotti che uso li conoscete. Sto finendo il fondotinta Lasting Matte di Rimmel, mi ci sto trovando benissimo. Comunque sì, a ripensarci, ragazzi, mamma mia, avevate ragione. Per fortuna è andata come doveva andare. E per fortuna non ho venduto casa mia, perché non avrei proprio, cioè me ne sarei pentita amaramente, quindi voglio ringraziarvi per i consigli che mi avete dato, i consigli che continuate a darmi. Vuol dire che mi conoscete molto bene, conoscete il mio carattere e sapete, e soprattutto ci tenete al mio bene, ecco. Quindi vi sono grata per questo, ecco, e magari non lo capisco subito quando mi consigliate qualcosa, ma un po' come ad un'amica, no? Tante volte bisogna sbatterci la testa per rendersi conto di certe cose, non so come dire, anche se gli altri sanno di aver ragione, dici ok, però deve capirlo da sola, no? E quindi così è stato, però con il senno di poi vi sono grata per avermi dato quei consigli, perché mi sono resa conto che lo avete fatto per il mio bene, cioè non che non lo sapessi, però pensavo ma non capiscono com'è la situazione, e invece lo avete capito molto meglio di me com'era la situazione. Quindi sì, non lo so, stavo pensando a questa cosa, come tante volte voi riuscite magari a vedere gli sbagli che faccio, perché mi conoscete. E quindi questo significa veramente tanto, significa tanto, ma soprattutto devo iniziare un attimino a ponderare meglio le mie scelte prima di ritrovarmi in situazioni non molto belle. È importante che vi ascolti voi e i miei amici che mi volete bene e vi prendete cura di me, o comunque vi preoccupate di me, preoccupate per me. Ok, allora, correttore, vado ad usare oggi uso il Cover Bomb Concealer di Wycon, che è aranciato, quindi è perfetto per la zona delle occhiaie. I programmi di oggi, ragazzi, è solito
filmare, lavorare al computer, sentire gli amici e basta. In realtà dovevo buttare l'immondizia e mi sono completamente dimenticata prima che sono andata in farmacia, quindi magari torno giù un secondo, che ormai vogliamo parlare di come andare a fare la spesa e andare a buttare l'immondizia sia un vero e proprio avvenimento. Ma ho sentito che cambia tantissimo la situazione di regione in regione e dal 4 di maggio cambierà ancora di più di regione in regione. Quindi vorrei capire da voi com'è. Per esempio in Friuli Venezia Giulia abbiamo l'obbligo di indossare la mascherina ogni qualvolta usciamo di casa, anche se siamo all'aperto, che poi anche lì io non riesco a capire, ragazzi. Cioè, io ascolto virologi che dicono che bisogna avere la mascherina, che è importantissimo, e per esempio il direttore, il primario di pneumologia di un ospedale in Sud Corea, che dice che è importantissimo avere la mascherina, che è per questo che noi ci siamo contagiati in Europa così in fretta. E poi sento altri virologi come Ilaria Capua che dice che lei la mascherina non la mette. Io non capisco, cioè non riesco proprio a capire, nessuno è d'accordo su questo, quindi secondo me nel dubbio è meglio averla, però non sono una virologa. E quindi da noi nel Friuli Venezia Giulia è obbligatorio avere la mascherina appunto ogni qualvolta usciamo di casa, anche i guanti oppure l'igienizzante per le mani. E prima era obbligatorio già nei supermercati nelle ultime settimane, adesso è diventato obbligatorio proprio ogni qualvolta si esce di casa. E possiamo anche uscire di casa nei pressi dell'abitazione, non penso ci sia neanche un raggio deciso, per fare un po' di attività sportiva, che può essere una passeggiata, che può essere, che ne so, un giro in bici, che può essere una corsa, insomma così. E basta, queste sono le novità, praticamente il nulla. E ormai andare, come vi dicevo, andare a fare la spesa è diventato tipo un evento. L'altro giorno sono andata a fare la spesa e c'era una, non lo so, da una finestra arrivava questa voce di una cantante lirica che cantava, e dal silenzio che c'era tutto attorno e questa cantante che appunto cantava, era surreale, bellissimo ma surreale la situazione. Comunque ragazzi, ho trovato una casa ad Alkmaar che ad Emelza è piaciuta subito. Io in realtà, allora, l'ho vista ieri prima di andare a dormire, ok? E c'era soltanto la foto dell'esterno di questa casa, però ho visto che era una bella casetta, e sapete che io preferirei avere una casetta con il giardino, se no anche un appartamento grande con una bella terrazza, o comunque con, sì, con, che ne so, una roba del genere, un po' di giardino, o comunque un balcone grande per poter stare anche all'aperto. E questa casa che ho trovato appunto era, c'era solo la foto della casa dell'esterno. E ho scritto a Demelza: Demelza, che cosa te ne pare? Perché comunque c'era tutta la descrizione molto dettagliata. E poi lei, essendo originaria, che cosa sto cercando? Sto cercando, ah sì, la cifra, ok, l'ho già messa via, vabbè, mettiamo la cifra sul contorno occhi oggi. E Demelza, quando ha visto questa casa, mi ha scritto: Nicole, la via è meravigliosa, ci sono delle case bellissime in quella via, è una delle zone più carine di Alkmaar, prendila, prendila, prendila. Praticamente mi sono svegliata ed Emelza mi ha scritto: ho preso appuntamento per andarla a vedere. Io così, ah, ok. Quindi praticamente l'abbiamo già bloccata, lei va già a vederla. Ah no, poi volevo dirvi che stamattina poi quando mi sono svegliata sono andata a controllare e hanno aggiunto tantissime nuove fotografie, e dopo ve la faccio vedere. Ragazzi, questa è la prima casa per cui io ho proprio una visita, e va a vederla De Melisa. Ma no, cioè io non sarei neanche stata d'accordo, vabbè che lì non sono in lockdown, lì possono uscire, possono fare le visite alle case, hanno delle restrizioni diverse rispetto alle nostre, molto più permissive se vogliamo metterla così, e quindi lei può tranquillamente prendere appuntamento, ma io le avrei detto di no, e lei avrebbe preso appuntamento. Vabbè, io la ringrazio tanto perché mi sta aiutando tantissimo con le case, ma non volevo che uscisse di casa per me, e invece lei ha già preso, manco le ho chiesto di prendere appuntamento, le ho solo chiesto: Demelza, che cosa ne dici di questa casa? Può essere bella la zona, no? Perché lei appunto, essendo originaria di Alkmaar, lei e la sua famiglia conoscono molto bene la città, e quindi conoscono molto bene le zone da evitare e le zone che invece sono quelle belle, insomma. E quindi niente, lei fuori è andata: oh, ho già prenotato appuntamento, ah, ok, e quindi
adesso mi ha mandato 100.000 vocali che vi devo ascoltare. Quando finisco di truccarmi mi ascolto i suoi vocali e poi vi faccio vedere la casa, ragazzi, che vi devo dire è più grande e più economica rispetto alle altre, quindi sarebbe veramente top. Adesso io, come vi dicevo, il 7 di maggio ho il biglietto aereo dalla Slovenia, da Ljubljana, perché come sapete io ho la doppia nazionalità, doppia cittadinanza, io sono cittadina slovena così come sono cittadina italiana, quindi spero che non ci siano problemi per appunto partire il 7 di maggio. Naturalmente bisognerà vedere la situazione. Ho comunque un avvocato a cui sto chiedendo, perché non vorrei ritrovarmi in quarantena, non vorrei, insomma, voglio sapere a che cosa vado incontro. Se il primo volo su cui il primo volo in partenza da Ljubljana ci sono io, vorrei anche sapere che cosa mi aspetta quando atterro, insomma, se mi conviene oppure no. Comunque, se tutto va bene, il 7 di maggio appunto volo su e andrò personalmente a vedere questa casa, che comunque è libera dal 1 o dal 3 di giugno, una cosa del genere, quindi avrei, sarebbe perfetto perché avrei veramente tutto il tempo per riscatolare la roba e organizzare. Sono già d'accordo con la ditta di traslochi, ho già accettato il preventivo eccetera, quindi tutto è pronto, sto solo aspettando l'ok, che si sblocchino le cose e di appunto poter ricevere uno gli scatoloni e poter effettivamente partire. Quindi, cioè, nel senso, con appunto tutto un camion pieno di roba, la ditta eccetera, devono fare loro. Io però, se tutto va bene, il 7 di maggio volo su, vado a vedere questa casa, ne vedrò comunque delle altre, tanto per farmi un'idea, anche se, ragazzi, questa è tra quelle che ho trovato forse l'opzione migliore. E ragazzi, se tutto va bene l'abbiamo trovata la casa, adesso tra poco ve la faccio vedere, vi faccio vedere le foto, che so che siete curiosissimi, così mi date anche un'idea, visto che mi conoscete bene, potete anche dirmi che cosa ne pensate voi e se secondo voi può essere carina, può andare bene per me oppure no. Oh, mamma mia ragazzi, sono emozionata perché si avvicina sempre di più il momento della partenza. Mi sto mettendo il mascara e non ho messo il blush, ragazzi, cioè mi confondo chiacchierando e mi perdo nelle chiacchiere e non so manco più come fare la base. Non vi dico neanche più la terra e il blush che uso, perché già lo sapete, sempre quelli sono, ragazzi. Ma mi sono prefissata di finire questi da questo Palette Benefit, quindi ok, ne metto un po' anche sul naso. Ok, non so se si vede, ma ok, e quindi sì, dopo vi faccio vedere le foto di questa casa. Sono troppo emozionata che tra l'altro è in una via che ha solo casette tutte carine, tipo tutte in fila come nei villaggi, tipo come in America, avete presente tutte quelle casette con il giardinetto una vicino all'altra, e amo quella zona di Alkmaar, mi piace un sacco, quindi sarebbe perfetto, che comunque in centrissimo, e quindi, perché voglio, lo sapete, voglio spostarmi solo in bicicletta, non voglio appunto dover prendere autobus o cose del genere, e quindi stare in centro, comunque nei pressi del centro è perfetto, è l'ideale, perché poi posso appunto muovermi con la mia bicicletta. Ed è fantastico, fantastico. Non vedo, sto pensando a quando me ne andrò in giro con la mia bicicletta, specialmente in estate, che tipo a luglio c'è il sole fino a tardi, ragazzi, è meraviglioso, ve lo raccontavo, ma fino alle 11 di sera c'è il sole, e poi a mezzanotte, quando comunque è buio, si vede una strisciolina a nord ancora di luce, no? Perché appunto più su vai, più le giornate, più durano le giornate, no? Quindi su in Scandinavia, per esempio, non fa proprio notte mai in estate, quindi è veramente una cosa meravigliosa. Se l'avete provato, io non sono mai stata onestamente più a nord di Amsterdam, se non calcoliamo, vabbè, l'Irlanda, ma deve essere meraviglioso, meraviglioso andare appunto
nei paesi nordici in estate a sperimentare com'è la notte estiva con il sole. Deve essere un trip pazzesco. Se l'avete sperimentato, scrivetemi ragazzi, ditemi com'è. Chissà come fanno a dormire, perché io se non c'è buio totale... Aiuto, una ciglia nell'occhio. Ok, risolto. Io se non c'è buio totale, non so voi, ma non riesco a dormire. Mi sveglio e non riesco più a dormire. Comunque ragazzi, mi avete raccontato di una... Cioè, quando... Allora, cambiamo discorso, no? Il fatto del paranormale è che l'app mi ha suggerito di stare attenta, cioè attenzione boschi estero, quindi un messaggio molto chiaro di stare attenta ai boschi in un paese estero, che una ragazza mi ha fatto pensare potrebbe anche essere la destinazione che vi dicevo che è stata rimandata a novembre, perché anche lì potrebbe essere, perché ci sono molti boschi dove vado, quindi... Non vi ho ancora detto la destinazione, ma l'avete capito praticamente tutti, queste cose mi fa impazzire. Comunque, a parte quello, uno potrebbe essere quella destinazione lì, è vero. Numero due, però, mi avete detto in tantissimi, e devo assolutamente chiederla a Demesa questa cosa, ma l'avevo già sentita anni fa, forse quando abitavo lì me ne avevano parlato, ma poi non ci sono stata attenta. Praticamente c'è questa tradizione di lasciare i bambini in un bosco vicino casa, in Olanda, con, non ho capito, su un vecchio GPS o con, solo con il cellulare, non ho capito, e farli trovare la strada di casa da soli, e che questo sarebbe un modo per renderli più indipendenti, boh, una roba del genere. A parte che se lo facessero a me, io me la farei sotto dalla paura anche adesso, che non sono più piccola, onestamente, però... Se mi avessero fatto una roba del genere quando ero piccola, penso che sarei rimasta traumatizzata per la vita. Io spero che veramente non lo facciano così come c'è scritto. Però mi avete fatto molto pensare, mi avete detto, Nicole, mi raccomando, non fare mai una roba del genere, che qualcuno non ti combini sta cosa. No, non vi preoccupate, non ci penso neanche morta proprio di andare da sola in un bosco in Olanda e trovare da sola la strada di casa. Ma non ci penso proprio, ma manco per niente proprio. Che poi una delle cose che più mi spaventano sono proprio i boschi al buio. Che posso dirvi una cosa che non vi ho mai detto, penso, ma io non dormo se... Cioè, allora, io ho paura del buio e non dormo al buio. Lascio una lucina piccolina piccolina aperta. Nonostante questo non mi faccio dormire benissimo, perché appunto dormo molto 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 meglio al buio totale. Ma lascio proprio un minimo, minimo, minimo di lucina, perché ho paura di dormire al buio, non ce la posso fare. Cioè, se dormo da sola, non riesco a stare al buio, ho paura. Ma è così da quando sono piccola, quindi me ne vergogno un po', ma è così, ragazzi. Ma sono l'unica che a 30 anni suonati non riesce a dormire al buio perché ha paura? Oddio, ho veramente paura che in questo caso mi diciate che sono l'unica. Che figura, però ragazzi, la verità, cioè, lascio una lucina accesa, se no non mi addormento perché ho paura. E quindi, e poi mi sveglio con gli occhi gonfi perché sto a strizzarli tutta la notte, perché mi dà fastidio la luce. Cioè, sono molto intelligente, molto furba in questo, ma ragazzi, è più forte di me, non riesco a spegnere la luce e a stare nel buio e a dormire, non ce la faccio, non ce la faccio, mi spavento troppo. Boh, sarà che mi guardo tutti questi film horror e mi leggo tutte le esperienze di fantasmi e di esperienze paranormali, eccetera, eccetera. Quindi credo molto nel mondo del paranormale e quindi forse sarà anche per questo. Forse dovrei smetterla di farmi suggestionare e di leggere quelle cose. Ma mia mamma, per esempio, me lo dice da quando sono piccola che dovrei smetterla di farmi suggestionare, di leggere quelle cose. Ma la curiosità verso il paranormale è più forte di me. Non ce la faccio, non ce la faccio. Mi dite tutti che è perché sono del segno dello scorpione. Ragazzi, io poi sono anche ascendente scorpione, quindi allora è proprio il peggio del peggio. Nel senso che non riesco a staccarmi da queste cose e ci sono talmente affascinata. Cioè, ne sono talmente affascinata che non lo so, vado a cercare, ricercare, mi informo. Sono fatta così, che cosa vi devo dire? Che poi è una cosa, tutti ci rimangono quando glielo racconto questo, che sono molto interessata al paranormale, affascinata da queste cose, eccetera. Nessuno se l'aspetta, non so perché. Forse non sembra quando mi incontrate
per la prima volta che... Boh, sapete che cosa sono curiosa di sapere? Allora, io vorrei capire qual è la sensazione che vi ho dato inizialmente quando avete scoperto il mio canale e i miei video, e poi la sensazione che avete avuto magari dopo un po' di tempo che mi conoscevate. È molto interessante questa cosa. Molto spesso nella vita io sono timida, più che timida sono riservata, cioè mi vergogno ad andare dalle persone a parlare, non so perché, mi vergogno, cioè non ce la faccio. E molto spesso mi sono sentita dire che me la tiro per questo, ma non è così, perché se tu te la tiri significa che ti senti migliore rispetto agli altri, e io non mi sento migliore rispetto proprio a nessuno nella vita. Quindi non è questo, è che non me la sento tante volte di... Boh, non lo so, e quindi molto spesso mi hanno detto quella è una str... Ma non è così. Magari a me quella persona che ha detto sta cosa stava anche super simpatica e volevo andare lì a parlarci, volevo, ma è più forte di me, mi vergogno, non so come iniziare la conversazione e poi lascio stare. Ma non è perché penso di essere migliore rispetto agli altri, assolutamente, è solo che sono fatta così, non lo so. Non lo so, quindi molto spesso nella vita mi è capitato che mi dicessero: ah Nicole, sai, quando ti ho visto per la prima volta mi hai fatto questa impressione, ma adesso che ti conosco sei completamente diversa da quello che pensavo. E che ho sempre avuto bisogno nelle amicizie e anche in amore in realtà, che fosse la persona a venire da me. E io poi ero super contenta, no? Ma non ce la faccio io. L'unica, veramente l'unica persona che... da cui sono andata io ed è Melza, e vi voglio raccontare quando voglio applicare anche oggi il Love You Book, se lo trovo. Ok, eccolo qua, fantastico questo rossetto, ragazzi. E che poi mi sto chiedendo dove l'altro, ne avevo due, chissà dove ho messo quello nuovo, magari l'ho perso di nuovo, no? Vabbè, lo troveremo. E che cosa vi stavo dicendo? Sì, voglio raccontarvi di come ci siamo incontrate io e Demesa, perché io credo moltissimo nel nostro... nel destino, in realtà anche nel libero arbitrio, ma è un discorso un po' più complesso quello, però credo molto nelle sensazioni che il nostro... se superiore a, ok, quindi quelle sensazioni che ci arrivano proprio da una parte di noi che non sappiamo perché ma abbiamo quelle sensazioni, ok. E Demelza io l'ho vista ad un incontro, ad un evento blogger di un brand di make up che si chiama Illa Masca, e io mi ero appena trasferita ad Amsterdam e quindi non conoscevo nessuno. E quando sono uscita, ovviamente sono arrivata in ritardo perché non riuscivo a trovare il posto. All'epoca non avevo l'iPhone con il GPS, quindi non riuscivo a trovare il canale. Mi ricordo tutti i canali uguali, appena arrivi ad Amsterdam non ti trovi. E boh, sono arrivata in ritardo e non riuscivo a trovare questa via, ok? Poi ce l'ho fatta ed ero a piedi, non avevo neanche la bicicletta ancora, quindi ci ho messo ancora più tempo. Comunque, ok, cioè, sono arrivata, adesso ancora se lo ricordo, sono arrivata in ritardo anche quella volta, ok, è vero. E quella volta, vabbè, dopo l'evento, quando è finito tutto, sono uscita dalla porta, era una classica casetta di quelle sui canali di Amsterdam, esco e c'era lì Demelza con un'altra ragazza che chiacchierava. Ragazzi, io ho sentito dentro di me un qualcosa, non voglio dire una voce, non ho sentito una voce, ma il mio istinto mi diceva: vai lì e presentati. E io, senza pensarci un secondo, per come sono fatta io, che è impossibile, non lo faccio mai, sono troppo timida, non ce la faccio, quella volta sono andata diretta lì e mi sono presentata, ho detto: oh, ciao ragazze, che cosa fate, come è andato, vi è piaciuto, vi sono piaciuti i prodotti, cosa fate, avete anche voi un canale YouTube, un blog, eccetera. E da lì poi ho conosciuto Demesa e anche quest'altra ragazza che era lì con lei, che però, anche lei era molto carina, ma... lei non era di Amsterdam, quindi non l'ho poi più rivista perché era venuta lì solo per quell'evento. Invece Demelza si era trasferita da poco ad Amsterdam, da Alkmaar, che poi è ritornata ad Alkmaar, insomma vi sto incasinando, scusate. E quella voce, quell'istinto
che mi ha detto di andare lì a presentarmi. Poi Demelza è stata carinissima, perché non appena le ho detto io sono italiana e mi sono trasferita qua, e lei mi ha detto no vabbè, scambiamoci il numero, ti porto in giro, ti faccio conoscere la città, eccetera eccetera. E ho visto subito che era una ragazza speciale a Demelza. E poi vabbè, abbiamo scoperto che siamo quasi gemelle, perché io sono nata il 14 novembre e lei il 13 dello stesso anno, quindi, e tra l'altro neanche 24 ore di distanza, perché lei è nata tipo di sera e io la mattina, quindi siamo veramente quasi gemelle. E è pazzesco. E poi lei si è rivelata un'amica molto preziosa per me, molto preziosa per me. Io non so che cosa avrei fatto tante volte, veramente, nel mio percorso di vita, da quando la conosco, che sono ormai 9 anni. Mi ha aiutato tanto, tanto, tanto Demelza. E so di aver aiutato anche io lei nei periodi in cui era più giù e ha avuto delle difficoltà. Ma quello che posso dire per certo è che lei mi ha aiutato tanto, 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 tanto. E io sono felice di aver ascoltato quel mio intuito quel giorno, perché se non l'avessi fatto mi sarei persa una delle persone più belle che io conosca, più buone che io conosca, più giuste. Io imparo tanto da lei, imparo tanto, nonostante abbia la mia stessa età. E vabbè, lei dice sono un giorno più grande, quindi sono più saggia, ma è vero, è molto più saggia rispetto a me, mi ha insegnato tanto Demelza. Sarà per quello che lei comunque ha passato, ne ha parlato sul suo canale comunque. E quindi lei è molto, una persona molto matura, molto... Vi metterò qui comunque il link al suo canale, seguitela, seguitela, perché è veramente tanto tanto brava in quello che fa ed è una persona meravigliosa che è sempre pronta ad aiutarti. E io sono tanto tanto felice di aver ascoltato il mio istinto quel giorno ed essere andata lì io, per come sono fatta, cioè è impossibile, veramente, se mi conoscete lo sapete, è una cosa che non ho fatto mai, non rifarei, non lo so, ma quel giorno è stato così forte quel mio istinto che io veramente penso che un qualcosa dentro di me sapeva che io avrei avuto bisogno di lei e che ad Amsterdam senza di lei non ce l'avrei fatta. Quindi sì, cioè, a volte ci ripenso, a lei l'ho anche raccontata questa cosa, ed è molto strano per me, molto strano, perché non sono solita farlo. Magari se voi siete espansivi, così estroversi, per voi è facile, no? Cioè probabilmente, immagino, andare da qualcuno e dire oh ciao come va. Per me, ragazzi, io ci devo pensare mille volte e poi alla fine non ci riesco, vado via, cioè lo so, cioè è da scemi, me ne rendo conto, ma è il carattere, non ci posso fare niente, non ci posso veramente veramente fare niente. E anche se anche agli eventi, no, per dire, quando ci sono questi eventi in cui vedo altri youtuber, altri blogger, io magari le riconosco e mi piacciono e non riesco ad andare là a salutarle, non so perché non riesco. Per esempio, vi faccio un esempio, no? Cleo Toms, io a volte mi guardo i suoi video, lei è tanto bella, è proprio bellissima, ma anche dal vivo, cioè vi posso assicurare che non le ritocca le sue foto, lei è proprio bellissima, questi occhi che li vedi dall'altra parte della stanza e ci wow. E proprio grandi, belli, belli, un bellissimo colore. Ecco, io lei l'ho incontrata, ma è proprio per farvi un esempio, ad un evento a Milano. Lei era seduta e si stava facendo le facevano i capelli in quel momento, quindi comunque aveva da fare. Ma io le sono passata talmente vicino, io non sono riuscita, nonostante sia anche più piccola di me, non sono riuscita a spiccicare parola, non sono riuscita a dire niente, nonostante avessi voluto dirle mi piacciono i tuoi video, sei bellissima, oddio che bello incontrarti, cioè tipo no, però non ci sono riuscita, è incredibile. E poi quando lei è venuta accanto a me, perché era con una persona, non mi ricordo se della stessa agenzia con cui lavoro io oppure se era con un'altra ragazza, insomma, poi alla fine ci siamo ritrovate, che è venuta lì, mi ha salutato, io l'ho salutata e poi le ho detto oh, io so che hai preso casa nuova, eccetera, però se non fosse venuta tipo lei, io non ce l'avrei fatta, non ce l'avrei fatta, non so perché, non so perché. E quindi riesco anche a capire perché la gente dice ah, questa è una no? Ma non è così, è che proprio non so perché, non ce la faccio, non... Sono timida, che cosa vi devo dire? E poi a questi eventi mi ritrovo sempre ad essere tipo in un angolo
E quando viene qualcuno a parlarmi sono super felice, no? Però sembro asociale, ma il fatto è che sono fatta così. Sono fatta così, è più forte di me, non so perché. Però quella volta con Demelza, appunto, deve esserci stato, non lo so, il destino, il mio sesto senso, non lo so, ma qualcosa mi ha detto di andare da Demelza, perché la mia vita veramente, non sto scherzando, non sarebbe stata la stessa senza di lei. Mi ha aiutato tanto, 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 ma tanto, in tantissimi modi. È un'amica tanto preziosa lei, e quindi quando ripenso queste cose dico, cavolo Nicole, devi sempre, sempre, sempre seguire il tuo istinto. E poi purtroppo non sempre l'ho fatto, specialmente in amore. Ma va bene, perché ogni cosa che succede è comunque una lezione che noi dobbiamo imparare. Quindi, e sto imparando moltissimo anche da questo, sto imparando veramente, veramente tanto. E quindi lo sapete come la penso, tutto succede per una ragione, e se ci accade qualcosa che magari non è tanto piacevole, prendiamola come una lezione di vita, ma soprattutto cerchiamo di vedere che cosa dobbiamo imparare da ciò. Anche la situazione in cui siamo ora, c'è sicuramente qualcosa che ci può insegnare, no? Ad esempio a non dare per scontato il fatto di uscire, di andare a fare una passeggiata, non dare per scontata la salute. Mai, 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 perché quando ti viene a mancare la salute, ragazzi, io ne so qualcosa, sono stata molto male quando ero piccola, e quando ti viene a mancare la salute ti rendi conto che tutto quello per cui ti lamentavi prima, tutto, 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 era assolutamente inutile, era assolutamente insignificante. La salute è la prima cosa, prima, credetemi, vostra, nostra, dei nostri cari. Quindi anche da questo, ma già ve l'avevo detto, non voglio ripetermi mille volte, non so se è interessante per voi o no, l'altro si sta scaricando la batteria, ma ne ho già un'altra carica, e dobbiamo imparare molto da questa situazione, e soprattutto ricordarci le lezioni che abbiamo imparato da questa situazione. Non dare per scontato niente, per prima la salute, per seconda la nostra, tra virgolette, libertà, il poter uscire, andare a mangiare una pizza. Chi non lo dava per scontato? Tutti lo davamo per scontato, ma voi lo sapete che c'è una grossa fetta di persone a questo mondo che non può uscire e andare a mangiarsi una pizza, che non ha la fortuna di avere un lavoro, che non ha la fortuna di avere una casa. Ed è vero, eh? C'è tanta, tanta gente. Noi siamo la parte fortunata del mondo, quindi... Ah sì, fixing spray, ragazzi, che me lo dimentico sempre. Quindi è importante, è importante. Spero che l'umanità... Voilà. La pesca, buonissimo. Spero che l'umanità riuscirà a ricordarsi di tutto questo e a dare più valore, più importanza anche alle piccole cose. Trucco completato, ragazzi. Devo dirvi che il lash lift, sono passate 3 settimane, un pochino sceso, devo rifarlo, però rimane comunque pazzesco, veramente. Anche oggi trucco molto naturale, Love You Back di MAC sulle labbra, e sempre lo stesso mascara di Flormar che sto adorando. Ta-ra-ta-ra. E mi chiedete, Nicole, ma perché ti trucchi se non esci di casa? Ragazze, sono 10 anni che mi trucco senza uscire di casa per il lavoro che faccio. Per me non è una novità, solo che ultimamente sto facendo comunque un trucco più leggero, quindi mi piace. Però anche la scorsa estate facevo questo trucco luminoso, ma comunque leggero, fresco, e vi piaceva tantissimo, quindi molto molto happy per il risultato, e sono strafelice del risultato veramente della lash lift, che appunto devo rifare, ma continua ad essere pazzesco. Oh ragazzi, volevo farvi vedere, no, prima volevo chiedervi un attimo, voi avete mai avuto, avete mai provato a fare la peel e la maschera esfoliante per i piedi? Allora, io l'ho comprata, l'ho messa, cioè si mette tipo, cioè sono queste buste piene di prodotto che tu vai a tagliare sopra, ci infili il piede e la lasci un'ora che agisca, e dopo circa 3-7 giorni inizia praticamente a spellarsi il piede e tutte le cellule morte se ne vanno, e i tuoi piedi rimangono morbidi, belli come i piedi di un bambino. Ok, allora io ho comprato sta maschera, l'ho fatta 6 giorni fa, cos'era? 6, 5, 6, 7 giorni fa?
Non sta succedendo niente. Cosa ho sbagliato? Aiutatemi, vi prego. Che tra l'altro volevo farvi vedere, a proposito di piedi proprio, che mi è arrivato un pacchetto da Scholl, con cui io ho lavorato in passato, ed è un brand che mi è sempre piaciuto molto. E mi hanno spedito il Velvet Smooth, che è il roll praticamente con la pietra pomice, che è fantastico, già ce l'avevo ma mi serviva il ricambio, adesso ne ho uno nuovo. E poi mi hanno spedito appunto anche loro questa maschera, però questa è nutriente, non è esfoliante, quindi voglio aspettare un attimino per vedere se la maschera esfoliante che ho utilizzato effettivamente magari avrà il suo, cioè funzionerà, ma non credo. E poi voglio usare quella. Se invece, perché io ne ho presa una su Amazon, ma tipo secoli fa, e alla rosa, questa è quella che ho usato io esfoliante, ma fatemi sapere se voi ne conoscete una che funziona veramente, che è buona, che avete provato, che funziona, perché voglio provarla. I miei piedi ne hanno bisogno, anche perché è una settimana che non metto idratante sui piedi, e quindi ho i piedi super secchi, ma c'era scritto di non idratarli dopo aver fatto la maschera peel, fino a quando non cominciano a, non sono completamente spellati, quindi sto resistendo. Ma ragazzi, ditemi che, cioè, che cosa ho sbagliato, l'ho lasciata in posa un'ora e ho chiuso bene tutto quanto con l'adesivo eccetera, perché il prodotto stesse bene appiccicato al piede. Cioè, cosa ho sbagliato? Boh, non lo so. Comunque poi mi sono arrivate anche queste strisce depilatorie VET, sia per, mi sa che queste sono per il viso, e queste sono invece corpo e gambe, e questo mi sa che è per il viso. In realtà non uso assolutamente la ceretta, perché per la pelle delicata che ho non posso fare la ceretta purtroppo, quindi questi due prodotti non potrò utilizzarli, ma sono molto felice dei prodotti invece per i piedi, perché ne ho sempre bisogno, ho sempre i piedi secchi, e pensavo di aver trovato la soluzione con questa maschera esfoliante, e invece no, funziona su tutti tranne che su di me. Vabbè, però vi prego, se conoscete una di queste maschere di un brand serio che funziona al 100%, ditemelo che la compro. Di solito non ho tanta fame a pranzo, ragazzi, però oggi non so, sono affamata, dopo che mi sono pappata il tiramisù per colazione ho ancora fame, e quindi volevo fare qualcosina di veloce, in realtà niente di particolare, magari possiamo mangiarci una mozzarella e un po' di potrei fare questo hamburger al prosciutto cotto, sono tipo prosciutto e mozzarella. I gattoni sono calmi e tranquilli, per fortuna. Anzi no, piuttosto che la mozzarella farò l'hamburger di prosciutto cotto con la sottiletta, che voi non so perché, ma detestate tutti il fatto che io usi le sottilette. Chissà se resiste. State fermi, non vi muovete. Non vi piace che usi le sottilette. Dite che non sono sane, eccetera. A me piacciono le sottilette, cosa ce devo fare? Vi prego, non toglietemi tutte le robe buone, le sottilette. Cioè, dai, ragazzi. Gatto Denver! Mi sembrava che si fosse calmato Gatto Denver, ma ovviamente no. Comunque gli ho dato poco fa la pappetta morbida, perché non riesco ancora a capire se effettivamente mangia le crocchette oppure no, perché non capisco se l'ho viziato e adesso si rifiuta di mangiarle perché è viziato, tipo, oppure se effettivamente gli fanno male i denti, perché appunto vi dicevo prima, ho provato a dargli tipo delle crocchette, quelle speciali, no, per pulire i denti eccetera, e se le pappate tutte, quindi non ho ben capito questa cosa io. Comunque adesso voglio proprio vedere tutto il giorno se andrà nella ciotola a mangiare le crocchette oppure no, perché neanche la veterinaria ha saputo dirmi se effettivamente gli fanno male i denti oppure no, cioè non si può sapere, e purtroppo non me lo può dire. Sarebbe molto bello, sarebbe veramente molto molto bello sentire che cosa avrebbero da dirci i nostri animali. Allora, secondo me Gatta Stellina mi direbbe: smettila di rompermi le scatole e vatti a fare gli affari tuoi. Oppure mi direbbe: spazzolami, non vedi che ho bisogno di essere spazzolata, cretina? Ogni tanto mi guarda con questo sguardo tipo di superiorità, e poi io penso: beh, hai ragione, insomma, i gatti lo sappiamo, io penso che siano degli animali molto zen, e invece Gatto Denver penso che mi direbbe costantemente: mamma ho fame, mamma ho sete, mamma coccole, mamma baci.
baci tutto il giorno. Mamma, coccole, mamma, mamma, sono qua, mamma, gioca. Secondo voi? Penso di aver ragione su questo, poi non lo so. Ma amore mio, cosa c'è? Perché non fai un po' nana? Vuoi dare i bacini ai tuoi fans? Ciao ragazzi, io vi do tanti baci, vi sto dando i baci. Il gatto fa: cosa, amore mio, ma stai calmo, ma stai calmo. Sì, sì, lo so, tutti ti vogliono bene. Tutti ti vogliono bene, caro Rem, sei diventato famoso, amore mio. Sì. Chiacchierone che non sei altro. Chiacchierone sdentato che non sei altro, che ti mancano tutti i denti. Meh. La tua stellina, infatti, mi guarda da lontano con superiorità. Notare. Notare la differenza. Pagliaccetto, gatta intelligente. Pagliaccetto, gatta intelligente. Buoni amore, sì. Allora, ragazzi, qui intanto sto bruciando tutto, quindi... Dov'è? Che casino. Ok. Se riesco, lo giro. Voilà. Sono super, super... mi viene da dire comodi, ma non trovo la parola giusta, questi, perché si fanno in 2 minuti e poi a me piace metterci la sottilezza sopra così si scioglie. Amore mio! Amore mio! In realtà potrei fare tipo un panino, però stasera comunque forse farò la pasta o i tortellini, quindi magari evitiamo i carboidrati, facciamo solo il prosciutto con la mozzarella, con la sottiletta. Ok! Ecco qua ragazzi, molto easy, sottiletta, e adesso aspetto un po' che si sciolga. Nel frattempo, che cos'altro potrei mangiare? Vediamo. Ho aperto la finestra perché si stava bruciando tutto. Un po' di olive verdi forse. Tiri, che non ho trovato quelle in vasetto in vetro, ma veramente sembra che i supermercati siano mezzi vuoti, che stiamo mangiando tutti come se non ci fosse un domani in questo periodo. E... E sì, un po' di olive e basta, così un pranzetto proprio leggero, che poi stasera voglio rifare i cappelletti alla zucca, però provarci con il ragù, perché mi avete detto in tantissimi che stanno molto molto bene, perché il dolce della zucca compensa tipo il gusto più forte del ragù, quindi mi avete fatto incuriosire. E oppure che cosa potrei fare stasera? Ah, o se no ho la pasta e i frutti di mare, che potrei anche fare. Quindi vediamo nel frattempo. Perché non ti sciogli sottiletta? Vabbè, che queste non sono quelle file fondi, purtroppo. Quelle sono molto meglio. Ma ho preso quelle light, che sono un pochino più leggere in realtà. Prevedo che come dessert stasera ci sarà di nuovo il tiramisù alle fragole. Voilà, come ben sapete, io amo le olive verdi. Sono una specie di... drogato delle olive verdi Saclà, sono stra buone. Infatti, se vi ricordate, se mi seguite dai tempi in cui abitavo in Olanda, vi ricordate che tipo mia mamma mi faceva questi pack in cui mi spediva un sacco di roba dall'Italia, compresi i pandistelle e naturalmente le olive verdi Saclà, che secondo me hanno un gusto, non lo so, probabilmente non saranno buone come le olive quelle appena colte del giardiniere, eccetera eccetera, quello che volete, il giardiniere, l'agricoltore eccetera, però mi piacciono tantissimo. Io mi ricordo che agli incontri me le portavate sempre quando abitavo in Olanda, poi tornavo a casa con questi pacchi di olive verdi Saclà, fantastiche. Ok, pranzetto pronto e portiamo il tutto nel mio studio, se Gatto Dever me lo permette, così mentre lavoro al computer facciamo un pranzetto sputtino. Audrey è arrabbiatissima con Denver, continua a ringhiare. Ma gatta stellina, ma povero caro Denver, gatta stellina ce l'ha con te perché hai tutti gli odori del veterinario. Povero amore mio, povero amore mio, che gatta stellina non ti vuole. Oh, mia piccola nuvoletta. Gatto Denver deve fare il riposino pomeridiano in questo momento, quindi sta scegliendo una posizione perché è stanco. Lasciamo amore, lasciamo. Mio piccolo. Il mio piccolo gattino. Mi fa troppo ridere gatta stellina, non so se riuscite a vederlo, ma quando beve, poverina, siccome il pelo è lunghissimo è tutta bagnata. Ah, ta stellina, qua sotto sei tutta bagnata. Tutta bagnata, no, non si riesce a vedere.
che Tristillina ha i suoi 2 minuti di affetto nelle 24 ore, sono 2 minuti e stanno succedendo adesso. Forse ne approfitto e la spazzolo un po', perché mi sa che ha di nuovo bisogno. Vero, gatta Stellina? Sì. Prima però voglio farvi vedere questa casa, appunto... Ho già, anzi Demelza ha già l'appuntamento per la prossima settimana e su questa vi devo dire la verità, sarei veramente proprio tentata di bloccarla, anche se mi piacerebbe sentire un po' l'energia della casa, ma con il fatto che ci va Demelza sono comunque molto tranquilla e a vederla mi dà energie super positive. Però fatemi sapere anche voi per favore, perché mi fido tantissimo del vostro parere, che tipo di energie vi dà, perché per me sono super positive ed è in una zona della città che io adoro, che conosco, che adoro, e quindi sì, potrebbe ragazzi questa essere veramente la casetta che prenderò e se va tutto bene io la blocco subito, perché altrimenti me la fregano in un secondo questa. Sono molto fortunata che siamo state le prime, quindi, perché l'ho beccata subito, sto controllando naturalmente ogni giorno e su questa non ho dubbi riguardo la grandezza, perché è molto grande, sono 130 se non sbaglio metri quadri di casa più altri 50 con giardino e garage, quindi direi che ha 3 stanze da letto più un'altra stanza al piano terra che si può trasformare in una stanza ulteriore, ma io la userò per la funzione che ha, cioè come sala da pranzo. Adesso vi faccio vedere tutto quanto e aspetto che mi diciate che cosa ne pensate, che sensazioni, vibrazioni, emozioni vi dà. E quindi appunto per quanto riguarda la grandezza so per certo che ci sto, cioè riesco a fare stanza da letto, un'altra stanza per lo studio ed un'altra stanza bella grande per la cabina armadio, ragazzi. Ok, adesso vi faccio vedere, sono troppo emozionata. Nicole calmati, ogni tanto mi devo autocalmare. Ok, ci siamo. Eccola qua, questa è la casa ragazzi, vista dal di fuori, appunto vi dicevo questa zona è meravigliosa, ci sono solo casette bellissime una a fianco all'altra, un po' come nelle serie TV americane con i villaggetti americani. Questa è l'entrata e non volevo anticiparvi che tipo la cucina per esempio, anche il bagno, non sono, sì, più la cucina non è esattamente moderna, ok, quindi non è proprio ultimo modello moderno eccetera, però io mi sono innamorata di questa casa e riesco a sfruttarla al top ragazzi, al top. Immaginatevi una bella cabina armadio grande come quella che avevo nella casa in cui stavo prima, che sono troppo contenta. Ok, vi faccio vedere poi ne parliamo, vi faccio vedere. Allora, ritornando, questa è l'entrata, eccoci qua, poi questa è una parte del salotto, mi piace troppo che ci sia appunto quella finestra a U, che ancora non mi ricordo come si chiama, comunque non ho capito, comunque è bellissima, bellissima, bellissima. Ecco, questa è sempre la sala da pranzo, questa mi sa è la porta che abbiamo visto prima dove c'era l'entrata. Questa è l'altra parte della sala da pranzo, molto molto, cioè della sala da pranzo del salotto, che è molto molto grande. Questa è la cucina, ecco, vi dicevo che non è proprio ultimo modello, è comunque nuova ma non è moderna, però a me onestamente piace molto, mi piace che la casa sia così luminosa, la cucina è comunque grande, sono troppo troppo ragazzi, troppo contenta di aver trovato questa casa e di essere riuscita ad essere la prima a contattare, quindi abbiamo appunto già l'appuntamento, vi sto ripetendo costantemente le stesse cose, ok? L'altra parte della cucina, qui ci sono le piastrelle e questa è appunto l'altra, cioè noi siamo arrivati da qua dietro, quindi proseguiamo, c'era la cucina, proseguiamo ancora, c'è quest'altra sala che loro dicono si può usare anche eventualmente come stanza da letto, ma io la userei proprio come sala da pranzo, credo almeno. E qua fuori appunto c'è il giardino, eccoci qua, qui siamo dall'altra parte, si vede appunto la cucina perché siamo arrivati da là, ok, cerco di farvi capire più o meno quello che sto capendo anch'io dalle foto, eh. E poi appunto qui si esce e c'è il giardino, ok, questo è il piano di sopra ed è una delle stanze, ok, l'altra parte della stessa stanza, anche questa molto luminosa. Questa penso sia un'altra ancora, o forse è la stessa stanza ma su 2 angolazioni diverse, bisogna capire bene. Comunque ci sono 3 appunto di stanze da letto. Questo è il bagno,
che purtroppo non ha la vasca, c'è solo la doccia, ma tutto sommato non mi dispiace. Questa è un'altra stanza ancora, qui penso che andrei a fare la cabina armadio perché ci stanno, non ci sono soffitti spioventi e quindi posso andare a metterci tutti gli armadi. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è questo radiatore qui con questi tubi, però in Olanda è una cosa super comune, quindi non ci si può fare più di tanto. Questo è il corridoio, appunto, si arriva qui su, ci sono le scale e poi si arriva appunto alle stanze. Questo è l'altro bagno, che come sapete sono sempre staccati lì i bagni, quindi c'è sempre uno stanzino che ha solo il bagno, quindi ce ne sono due. E poi questo è l'altro lato, non ho neanche io ben capito qui dove siamo perché è molto grande. Ok, qui questa era la sala da pranzo, siamo usciti, qui c'è il giardino, una parte è pavimentato e l'altro invece c'è appunto il prato con la griglia. Eccoci qua, questo è l'altro lato, c'è un po' da sistemare questo giardino, quindi chiamerei un giardiniere che mi venga a sistemare un po' questa parte, ci metterei delle piante un po' più carine. Qui c'è addirittura una fontana. Questo qua dietro penso sia il garage, ma non ne sono certa. Questa è l'altra visuale, questa è la casa e basta. Queste sono tutte le foto che abbiamo a disposizione, ma appunto la prossima settimana e quando Demelza va a vederla saremo in video call e registrerò il tutto, così avrò un bel video, magari potrò anche farvi vedere un pochino meglio. E, però ragazzi, per adesso sono molto 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 propensa già a bloccarla, perché se me la lascio scappare questa con questa grandezza e con questo prezzo in quella zona è molto difficile riuscire a trovarne un'altra. Quindi se tutto va bene ragazzi, il 3 giugno potrei già trasferirmi, che come tempistica secondo me è perfetto, perché anche se io fossi già anche se io riuscissi ad inscatolare tutto per metà maggio, ma no, è impossibile, perché se sto su 2 settimane dal 7, ora che torno, che mi metto ad inscatolare tutto per il 3 giugno, siamo veramente stretti stretti, quindi sarebbe perfetto. Adesso ditemi che cosa ne pensate ragazzi, ma devo dire che questa è forse l'unica casa che io potrei veramente già bloccare, perché come grandezza è perfetta. Quindi sì, fatemi sapere quali sono i vostri pensieri eccetera. Vi rendete conto che questa potrebbe essere la casa in cui io abiterò molto presto e poi tutti i vlog li filmerò qua? Ma mi ci vedete già qua? Io già mi ci vedo qua in giardino a prendere un po' di sole. E no, vabbè, devo mettere un tavolino così posso pranzare fuori, perché mi piace troppo, troppo, troppo pranzare, cenare fuori, fare colazione fuori. Quando avevo il giardino ad Amsterdam stavo sempre, sempre, sempre fuori. È meraviglioso, mi dà quasi l'idea di essere in vacanza, no? Vabbè che io sono cresciuta in appartamento, anche qui appunto sono in appartamento, quindi per me il giardino è un lusso che ho avuto quando ero su, appunto, come ben sapete, ma non vedo l'ora di rivivere questo lusso, ecco, diciamo così. Quindi sono molto molto emozionata e non vedo l'ora di poterla vedere appunto in videochiamata e vi aggiornerò naturalmente sugli sviluppi, anche perché veramente non si può fare piani in questo periodo, non si può essere certi di date eccetera, quindi però se la blocco già da subito sono sicura che questa sarà la mia casetta. Forse stanno facendo la pace, visto che Audrey si è messa a dormire vicino a Denver. Buon segno, ancora gli ringhia a tratti, ma buon segno. Sì, la gatta Stellina. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove mi porta? Dove mi porti, amore mio? Io devo seguirlo. Dove mi porti, amore mio? Vuoi altra pappa? Vuoi altra pappa? Sono lì le crocchette, gatto Denver. Devi mangiare le crocchette. Adesso vi faccio vedere, perché se gli do tipo queste, no? Ok, a parte che qui c'è una crocchetta, gatto Denver, vabbè. Se gli do queste, se le mangia, eppure sono crocchette. Facciamo la prova. Tieni, tieni. Aspetta, gatta Stellina, adesso le do anche a te. Vedete che se le mangia? Quindi tanto male non gli fanno le crocchette. Quindi io non capisco. Ancora, amore? Ancora? Ancora? Sì, patatino. Guardateli come aspettano. Ok, tieni. Tieni, amore mio, un po' di crocchette per te e un po' di
Crocchette per gatta Stellina. Vieni qua vicino, gatta Stellina, così ti abitui all'odore di Denver. Oh, che bravi. Che bravi. Quindi a Denver tanto male le crocchette non gli fanno ai denti e alle gengive. Un pochino lo vedo comunque in difficoltà perché non mastica tanto, però... Secondo me l'ho semplicemente viziato, che gli do solo la pappetta morbida, quindi è meglio che... Perché ho chiesto al veterinario e mi ha detto, le ho chiesto, ma devo dargli solo la pappa morbida? E mi ha detto no, la cosa migliore è sempre alternare, quindi... Gatto Denver deve mangiare anche qualche crocchetta, quindi per oggi non gli darò più scatoletta morbida, perché già gli ho dato prima una bustina del pollo patè e adesso si mangerà le crocchette. Gatto Denver. Quando la gatta vede la spazzola impazzisce. Gatta, vuoi che ti spazzoli? Vuoi che ti spazzoli? Sì? Eccoci qua pronti, gatta Stellina. Arriva anche Gatto Denver. Ciao Gatto Denver. Lui non ha mai pazienza di farsi spazzolare, invece la gatta è più brava. Stai ferma, gatta Stellina. Stai ferma, gatta Stellina. Sei bravissima. Sei bellissima. Sì, Denver, quanto sei geloso, mamma mia. Sei gelosetto tu? Sì, spazzoliamo un po' anche Garou Denver. Sì, che brava, gatta Stellina. Che brava. Stai ferma, gatta Stellina. Stellina. Finalmente si è messa sdraiata. Oh, che brava gatta. Che brava, anche la pancia mi dai. Bisogna stare attenti sulla pancia. E ci sono i capezzoli. Piano. Che brava, guardate che pelo ha la gatta. Tutto folto, tutto morbido e soffice. Sì, gatto Denver, sì, sì, bellissimo. Anche a te, anche a te, anche a te. Sì, 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 sì. Amore mio, abbi un po' di pazienza, anche la gatta devo spazzolare. Ma guardatela. E questo è il risultato, ragazzi. Come potete vedere, sono riuscita a spazzolare un po' anche gatto Denver, gatta Stellina, tantissimo. Quindi, per oggi direi che può bastare. Bravi gatti, bravi gatti. Bravo, amore mio. Brava gatta Stellina, brava, brava. E questa quindi sarà la nostra cenetta di oggi, i cappellacci di zucca che come sapete mi piacciono tantissimo e oggi li faremo con il ragù, ovviamente non l'ho fatto io, questo è il mio gran ragù classico, secondo me questo è molto buono. Gatto Denver, gatto Denver, ho capito, le crocchette sono là, ti ho già dato la pappa e ti ho spazzolato e abbiamo giocato, mamma mia quanto chiacchieri. Non appena smetto di accarezzarlo ricomincia. Incredibile. Sì amore, sì, sì. L'acqua sta bollendo, quindi è arrivata l'ora. Questi sono pronti in 3 minuti e mezzo. E nel frattempo ho scaldato anche il sughetto, il ragù è già pronto. Aggiungiamo il sale. Sale, voilà. Lo so, ne metto probabilmente troppo, ma mi piace troppo il sale. Ok, 3 minuti e mezzo e si mangia. Prepariamo lo scolapasta. Pronti ragazzi, in realtà stavo guardando bella tranquilla i video di YouTube e poi mi sono resa conto, oh mio Dio, sono passati 3 minuti e mezzo, quindi sono sicuramente un pochino scotti, ma anche buonissimi, questo sono certa. Adesso, veramente come non cucinare con Nicole, adesso prendiamo solo ancora il parmigiano, ragazzi. Ho questo già grattugiato. Come sempre abbondiamo con il parmigiano, con la scusa che la vitamina D fa bene. Gnam! Che bontà, che bontà. Pronta i nostri cappellacci alla zucca, stavolta con ragù assaggeremo insieme parmigiano e ovviamente immancabile Coca-Cola Zero. Voglio fare la prova in diretta con voi ragazzi, visto che è stato un vostro consiglio abbinare il ragù ai cappellacci alla zucca. Me l'avete detto proprio voi che siete emiliani, non so se sono emiliani o romagnoli, scusatemi se non so la differenza, so che è molto grave, correggetemi nei commenti, comunque mi fido di voi e faremo questo assaggino. Allora, gatta Stellina mi guarda molto interessata, ovviamente mangio sul divano, ormai lo sapete, non vi faccio manco più la premessa, siamo in famiglia. Ragazzi, effettivamente sapete quello che dite, effettivamente sono stra buoni, adesso li mangerò sempre con il ragù, vi ringrazio per questo consiglio perché
troppo troppo buoni, quindi adesso mi strafogo, ciao, a dopo! E come dessert, ragazzi, un pezzettino del mio tiramisù alle fragole un po' spiaccicato tirandolo fuori, ma è super super buono! Gnom 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 gnom! Ok mia family, questo è quanto per oggi, sono quasi le 3, quindi vado a nanna. E niente, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, perché voi vedrete questo video venerdì, quindi appunto ci vediamo lunedì, mi raccomando, sempre puntuali alle 17:30. Spero che sia stato abbastanza lungo questo video, perché mi dite, Nicole fa i video più lunghi, quindi mi voglio scusare se il video come non cucinare con Nicole era troppo corto, scusatemi, ma per i video che non sono magari vlog o mukbang, dove parlo liberamente, è un pochino più difficile farli un pochino più lunghi, e però spero che questo sia stato abbastanza lungo, e volevo anche dirvi che sono felicissima, scusate se il trucco ormai si è rovinato, il rossetto non ce l'ho più, ma voglio dirvi che sono felicissima che vi sia piaciuto tanto il come non cucinare con Nicole, sono molto orgogliosa di quella tipologia di video, anche se forse non dovrei essere particolarmente orgogliosa, ma comunque sono molto orgogliosa, anche perché poi è, vi devo dire, riuscito strabuono, e quindi sono contenta, e niente mia family, questo è tutto, mi mancherete fino a lunedì, vi abbraccio forte, venite qua che vi abbraccio forte 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 fortissimo. E niente, adesso vado a nanna. Prima mi strucco, che non ho mai voglia, ma bisogna. Anzi, volevo farvi vedere un secondo che sto... ho iniziato ad usare questo. Allora, in realtà sto usando l'acqua micellare, ma l'ho quasi finita, di Hello Body. E adesso sto iniziando ad usare questo burro struccante detox, già l'avevo provato ma mi sta piacendo un sacco, sono tornata ad usarlo, sto provando un sacco di prodotti simultaneamente. Questo è lo strucca tutto di Diego Dalla Palma ed è fantastico, solo che non va usato sugli occhi, quindi sto usando l'acqua micellare sugli occhi e questo per il viso, ma è un burro solido che si scioglie sul viso, ne basta pochissimo e strucca molto 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 bene, quindi è consigliato. E questo è quanto. E poi la crema occhi del momento è sempre questa, che penso di avervi già fatto vedere, la oro contorno occhi di Lab Care Cosmetics, e questa la trovate in farmacia. Quindi mia family, questo è davvero tutto per oggi, sono fuoco, sì, io vi mando un bacio grandissimo allora, e a lunedì, ciao.